Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Minecraft. Oggi facciamo un video di Minecraft particolare che mi è stato fatto a richiesta. Quindi, diciamo, sono andato tempo fa, sono andato a creare una mappa. Mi hanno chiesto di crearla, sono andato a crearla. Sinceramente non è grandissima, però è complicata. Adesso vi scoprirete il motivo. E è l'edizione coronavirus, quindi adesso vediamo. Abbiamo una mela d'oro, la mangiamo o no? Boh, non so, partiamo già con mezza vita delle cosciotte consumate. Allora, ci abbiamo dei cartelli, tanti smeraldi e slime alla porta, va bene? Sconfiggi gli zombie del coronavirus, 5 città dovrai salvare. Aspettate qua. Di giorno organizza le spedizioni, quindi probabilmente avremo qualcosa da fare di giorno e di notte. Trova i pulsanti, benissimo. Trova le chest che ti aiuteranno, quindi ci sono anche tipo degli indizi. Qua non riesco a leggere. Qua c'è scritto qualcosa, non riesco a leggere. Completa il monumento, quindi abbiamo un monumento da completare. E qua non riesco a leggere. Fare le solo di notte. Vediamo qua. Oh. Ok, non me lo ricordavo così. Vabbè, abbiamo un piccone, abbiamo una scorta di mele, abbiamo tre libri con ripristino, un tronco e massa di quarzo. Non so perché. Proviamo intanto a rompere questi blocchi. Vediamo. Potrai fare le missioni solo di notte, ok. Quindi, cosa, possiamo girare solo di notte? Boh, non lo so. Questi ce li prendiamo, che eventualmente ci posteranno, eventualmente serviranno. Non so, se troviamo dei villager, se non sono ancora stati sterminati tutti, potremo andare a fare degli scambi magari utili che ci potranno essere comodi. Qua c'è la porta per uscire. Ok. Recupera i 5 vaccini. Interessante. Direi che questi li mettiamo qua al sicuro. Ci prendiamo uno stack di mele d'oro e una, che la mangiamo subito. Andiamo a mangiare subito la mela d'oro, ok. Siamo pronti. Comincia subito a. Siamo già morti! Non è possibile! Ragazzi, siamo morti ancora prima di cominciare! Fuggi! Raga! Aiuto! I blocchetti di legna, salvateli! Trovate i blocchetti di legna! Raga, aiuto, aiuto, aiuto! Via, 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 via! Ok, dobbiamo esplorare la zona. Qua c'è una casa aperta. C'è qualcosa dentro? No, non mi pare di vedere niente dentro. Dobbiamo esplorare bene tutto. Qua c'è una crafting table, qua c'è un meccanismo. Cos'è? Rompimi e goditi la vittoria, quindi presumo che sia qualcosa da fare verso la fine. Cos'è questo? La croce rossa, quei letti ricovero. Ok, qua ci sono dei panini, un libro, un arboscello. E qua ci sono ok, 5 sono. Quindi presumo che sia la sala del monumento questa. Presumo. Raga, non posso entrare. No, ah sì. Qua non c'è niente di particolare, qua dentro niente, va bene. Raga, ricordarsi dove sono disposte tutte le cose è un incubo qua. Cosa abbiamo? Dei villager, un tagliapietre. Dobbiamo essere rapidi a guardare. Qua non mi pare di vedere niente, non so, ci sono pulsanti? No? Qua c'è un ovetto. Anche armati quelli piccoli li lasciamo stare che tanto non ce ne frega niente, ma non c'è nulla. Aia! Malissimo! Quanto danno fanno sti qua? C'è un bordello di danno sta roba. Base giorno zero. Cos'è che c'è qua? C'è qualcosa qua? Pulsanti. Se ci sono saranno nascosti sicuramente.
Vedere qua non vedo niente. No. Quel piano di sopra. Ok, c'è una cesta e un incudine. Ok, va bene, va benissimo. Quindi presumo che dobbiamo avere l'armatura. Abbiamo già la spada. Abbiamo le armi. Un altro libro con ripristino. Un altro protezione. Fiamma. Ok, presumo che dovremo incantare la nostra armatura. E visto che c'è, presumo che sia l'unica armatura che però. Ah, non possiamo incantare perché non abbiamo abbastanza. Quindi potremmo fare ripristino. Ragazzi, costa 2 ripristino. Protezione 5, costa 4. Ok, quindi dobbiamo moderare i pezzi ed evitare di perderli, ok. Dobbiamo farmare un po' di livelli, presumo con gli slime. E quindi niente, ci organizziamo con la spada, le mele. Raga, sono sicuro che andrà a finire male. Quindi presumo che dobbiamo combattere e guadagnarci l'esperienza necessaria. Ragazzi, quanti sono? Sono un bordello di slime. Devo stare. Ai. No, 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 ci muoio, ci muoio. Sono anche veloci sti slime. Ok. Andiamo a guadagnare un po' di esperienza. Occhio a quelli medi, che quelli medi comunque fanno danno. Questi piccoli non mi interessano, sono anche carini questi qua piccoli. Quindi vediamo se. Ok, ci abbiamo fatto, abbiamo 4 di esperienza, quindi un altro incantamento possiamo farcelo. Mi fa uno sterminio di quelli piccoli. Raga, non riesco a colpirli. Però una cosa, ho solo questi di libri. Spero di no, perché sennò siamo fregati. Forse è per quello che ci hanno fornito ripristino, che così ci ripristiniamo con l'esperienza. Vediamo di tornare in casa e vedere se possiamo fare altri incantamenti. Intanto entra anche un villager, ma va bene lo stesso. Vediamo. Allora, non avevamo armatura, non mi sono neanche accorto, ragazzi. Allora, armatura, protezione 5, ce la montiamo sopra. Poi vediamo cosa abbiamo. Spine. Spine su 15 livelli. Potenza, ripristino. Vediamo se riusciamo, possiamo mettere magari sulla spada, possiamo mettere qualcosa tipo ripristino sulla spada, ma ho 0 livelli. Ragazzi, e ditemelo che ho 0 livelli. Cos'è che ho addosso? Assorbimento. Cos'è? Dove arriva sta cosa? Assorbimento, assorbimento. Raga, questa mia è nuova. Montiamo l'armatura addosso e andiamo a fare un po' di strage. Ho visto che sta venendo notte, quindi eventualmente non ho visto regole che ti dice che puoi o non puoi dormire. Quindi per un po' eventualmente possiamo skippare la notte, però ovviamente skippando la notte non potremo andare a farci le missioni, porca miseria. Quelli grossi fanno male bestie. Aiuto! Quanti sono? Beh, continua a spawnare qua perché è un super piatto. Scusa, villager. Non riusciamo a organizzarci. Possiamo farmare livelli con una fornace se riusciamo a trovarla. Se c'è. Di cibo ne avremo in quantità industriali dopo le giornate passate. Però va bene lo stesso. Vediamo. Dov'era la casa? Eccola qui. Vediamo se posso andare a farmare qualcos'altro. Tipo, posso mettere qualcosa sulla spada? Lama sferzante, non avevo neanche letto. Ripristino, costa 2. Lama sferzante, quanto costa? 7, gli montiamo sopra. Poi l'arco, abbiamo l'arco con infinità e fiamma, non vanno d'accordo, quindi dovremo o farci un altro arco,
Possiamo usarne uno solo, quindi ripristino, lo mettiamo qua sopra, ci costa due, noi abbiamo uno e abbiamo finito i livelli. Ok, va benissimo così. Se ci hanno fornito gli incudini di riserva, va bene, dai. Pronti? Oh, il mattone degli agguati, che fai? Agguato. Questa cosa è illegale, però. Via, boh. Sì, ma gli slime non danno esperienza. Non danno nulla di esperienza, me ne sono accorto adesso. E mo come faccio esperienza io? Cioè, questi danno esperienza, ma non danno niente di esperienza rispetto a quello che servirebbe a me. Danno solo. E tu da dove sei sbucato? Mi danno solo queste palline di slime, ma che me ne faccio io le palline di slime? Niente. Devo mangiare un'altra mela d'oro, va? Anche se dovrei tenermele da conto, probabilmente, però questi sono dettagli. Che c'è? Raga, c'è il raduno. Questo ci scambia cose buone. Questo ci scambia cose. Eh? Altro che i saldi qua, raga, ha aumentato i prezzi. Fammi vedere, 16 frecce ci dà. Beh, per due va bene, dai. Facciamo una scorta di frecce che potrebbe aiutarci questa cosa. Se ci fosse qualcun altro, magari. Ma sono tutti. Tu vuoi solo carote. Tu invece cosa vuoi? Barbabietole e grano, non ho neanche questo, niente. Sarebbe bello trovare una sella e cavalcare i cavalli. Quanti ce ne sono, ragazzi? Allora, fatemi. Assorbimento. Un minuto. Cos'è questo assorbimento? Questo che non capisco. Boh. Tu mi dai qualcosa di. No, tu non mi dai niente. Sono inutili sti villaggeri. Perché ho tutti quegli smeraldi? Cosa servono? Ormai, torna indietro. Ok. Là c'è Dolly, raga, c'è Dolly. Peppig muore malissimo. Niente. Sta tornando notte, quindi per questo episodio finisce qua. Io adesso intanto farmo un po' di livelli, che così possiamo attrezzarci meglio. Il prossimo episodio inciantiamo un po' di materiali. Vediamo se possiamo fare degli scambi. Entro qua per sicurezza. Cosa c'è qua? Una fornace affumicatore. Mettiamo a cuocere le costolette con l'unico pezzo di legna che abbiamo. E basta. Vado. Niente, però mi serve un letto a me. E che problema c'è? Ci sono letti in abbondanza qua. O no? No, qua non ci sono letti proprio per niente. C'è un letto? Sì, qua ci sono gli infermieri. Fermi lì! E si salva! Niente, questo episodio finisce qua. Vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere a tutti quanti. Speriamo di essere ben attrezzati nel prossimo episodio. We'll be right back.